La gioia del Petron Biancoverde Enzo Angeloni, il meritato tè sorseggiato da un soddisfatto cappellaccio a fine gara, istantanee di felicità in terra marsicana dopo lo strameritato e non annunciato successo sulla Ternana, insospettabile talismano della Valle del Giovenco contro gli Umbri, totalizzati 6 punti in 2 gare. Oggi davvero avete rasentato in certi momenti la perfezione, 3 gol e potevano anche essere 4. Ma noi oggi abbiamo fatto una partita, sapevamo che era difficile, quindi eravamo belli abbottonati. Alla prima occasione abbiamo segnato, mentre nelle occasioni loro non sono stati altrettanto bravi. Match subito in discesa per i padroni di casa che dopo appena 17 minuti si portano in vantaggio con l'esperto Bettini. La punta capitalizza al meglio un cross lungo di Molinari. Più tardi il Cobra non punge, sprecando un facile raddoppio. Borghetti lo strattona, il direttore di gara concede giustamente il vantaggio. La Ternana è poca roba in attacco, solo Concas in 2 occasioni scalda i guanti a Bifulco. Il resto della scena è tutto della Valle del Giovenco, trascinata da Negro, vero e proprio turbo nel motore marsicano, che si giova anche della matura consapevolezza tecnica di Marco Capparella, autore del raddoppio che chiude di fatto l'incontro. Per lui 4 acuti in 4 gare. I biancoverdi dominano in lungo e in largo, il tris dell'ispirato Negro è conseguenza di un netto dominio. Lambisce di poco il poker, Caccavallo, ma può bastare così.